animo. Ciro Vitale proviene da Scafati, che è una città importante dal punto di vista della resistenza, eccetera. Medaglia d'oro. Medaglia d'oro alla resistenza, che si è liberata prima di Napoli, con le quattro giornate, con prima delle quattro giornate di Napoli. E quindi lui, tutto il suo lavoro è particolarmente legato appunto all'esperienza della resistenza antifascista. Cosa significa però per un giovane che non, comunque, che non come tutti noi in effetti in questa stanza in questo momento, perché lei lo sei riuscito, non hanno, sono nati dopo il fascismo? Ecco, che senso ha riprendere questo, diciamo, questo discorso? E domandiamoci soprattutto, ma chi sono i veri revisionisti e i veri nemici della, diciamo, della memoria della resistenza? Sono soltanto diciamo, i fascisti più o meno dichiarati che in qualche modo vogliono, dicono che non è, che esisteva una guerra civile, che non era una guerra di liberazione, una guerra civile. Però i cosiddetti antifascisti, le forze che sono nell'arco dell'antifascismo, sono veramente democratiche, ecco, questa democrazia, questa libertà che è stata portata, eccetera. Non è che anche nel campo cosiddetto antifascista ci sta un poco di fascismo, se effettivamente c'è questo legame che dicevamo prima tra, diciamo, tra i poteri della finanza e i poteri della politica, e quindi quelli elettivi e quelli non elettivi, insomma. Quindi, ecco, da questo punto io partirei, diciamo, bisognerebbe partire per riflettere sulla memoria della resistenza e capire se c'è bisogno di un'altra resistenza, di un'altra battaglia di liberazione. E Ciro è partito e tuttora si occupa, insomma, diciamo, della memoria storica della Resistenza, e invece in questa opera si è dedicato, insomma, ad icone più recenti della Resistenza, che sono quella di Carlo Giuliani. Il braccio che abbiamo dovuto fermare perché altrimenti veniva la cervicale, il braccio di Carlo Giuliani, la sa della sagoma di Carlo Giuliani, tipico con il bracciale, lo scotch, il bracciale scotch, e la melma della Maddalena, perché quando è stata prodotta quest'opera, il G8 che verrà si dovrà fare ancora la Maddalena. Questo interesse, insomma, per la storia, per la resistenza, per l'antifascismo, questa, insomma, la definirei, almeno per quanto mi riguarda, una sorta di questione di famiglia, nel senso che quello che mi interessa, su cui mi interessa ragionare, è proprio come la storia, ma storia intesa come, insomma, come storia che leggiamo sui libri, ma come intesa anche come esperienza, possa poi in qualche modo essere trasmessa. Da qui l'interesse per la figura del partigiano. La figura del partigiano è da leggere sicuramente secondo una prospettiva di natura storica, no? Perché si riconduce subito, insomma, a quel periodo. Però secondo me la cosa interessante è scoprirne un po' il senso profondo, cioè di come in qualche modo si può essere anche nella società odierna partigiani, cioè parteggiare assolutamente per qualcosa e in qualche modo anche farsi carico di quello che accade e prendere parte dei processi che accadono. Ritornando alla figura del partigiano, indubbiamente insomma, ne sono stato affascinato, e questo, quindi questo è un primo elemento, no, che ti fa un attimo riflettere su certe cose. E poi appunto diventa simbolo, diventa appunto veicolo che arriva, insomma, fino ad oggi, che in qualche modo ci rende chiaro l'idea, ci rende chiaro l'idea di dover assolutamente prendere parte a questi processi. Ci siamo noi, c'è una manifestazione
E in questa manifestazione diciamo che ci sono delle, insomma, delle frange violente, delle frange vero violente. Allora tu ti ritrovi in un, magari in un contesto dove vedrai dalle, non lo so, dalle associazioni cattoliche a chi cammina con le palme delle mani bianche. E a un certo punto sistematicamente ce ne sono a quantità di immagini che dimostrano in maniera chiara che certe persone sono state praticamente massacrate. Però ti dico che probabilmente uno di noi, in un contesto come quello, non Carlo Giuliani, uno di noi, in un contesto come quello, a guardare massacrare delle persone gratuitamente per non aver fatto assolutamente niente, a me potrebbe scattare l'istinto di prendere una pietra e lanciarla. Io te lo dico con molta onestà e con molta chiarezza. Non perché, perché il problema è questo, è che per le dinamiche che ci sono state, che si sono verificate a Genova, io credo che ci sia stato, da parte di molti lo smarrimento rispetto a quello che oggettivamente può significare la parola Stato. Cioè, e quindi c'è, come dire, cambiare radicalmente ottica. Genova è stata proprio insomma riconducibile immediatamente alle repressioni di natura fascista, no? Certo, non possiamo dire, almeno io mi sento di non poter dire che Carlo Giuliani fosse una di quelle persone che magari camminava con le braccia alzate. Indubbiamente insomma lui era una persona, almeno credo fosse una persona pronta insomma a mettersi in gioco anche fisicamente rispetto sì. alla gente che lo conosceva. Esatto. Mi dice lui. Esatto. Il problema è che in modo indiscriminato a Genova è stata praticata una repressione violentissima. Forse è stata una discriminazione ribaltata, nel senso che forse è stata la repressione è stata praticata proprio su chi era meno violento. E a Napoli c'era stata questa avvisaglia che poi tra l'altro insomma non era ancora un governo centrodestra, ma era sì. un governo di centrosinistra, quindi mano. Questo implica un discorso più ampio. Genova in realtà è, almeno per come io la leggo, è un grosso dilemma, perché ci sono stati questi anni 90, diciamo, ruggenti, dove è venuta fuori di nuovo questa massa critica che in qualche modo si sta prendendo carico, no? dei processi di cui si parlava prima, ed è nella fattispecie del processo di globalizzazione. Soprattutto la seconda metà, soprattutto la seconda, di New Economy. Genova doveva essere una sorta di punto di partenza, e quindi le persone, con quello che si è visto a Genova, doveva essere assolutamente un punto di partenza. Mentre in realtà questa repressione sistematica ha giocato un ruolo, secondo me, abbastanza decisivo e ha reso Genova quasi una sorta di punto di chiusura di quell'esperienza degli anni 90. Chi fa l'opposizione? A cosa si fa l'opposizione? Secondo me è rilevante. Perché penso che alla base del lavoro di Ciro c'è proprio un concetto, diciamo, anche della figura del partigiano. Lui non la definisce come figura del partigiano definita in quel momento storico, ma nel concetto nobile di chi prende parte, di chi prende posizione, quindi chi si dichiara. Quindi, oltre, diciamo, all'analisi proprio storica del momento, Ciro guarda anche, secondo me, molto a questi aspetti.